Salve a tutti ragazzi! Allora, io oggi voglio creare una pasta modellabile diversa dal solito. Ho mescolato in una ciotola 150 g di farina unita ad un pugno di amido di mais e un pugno di fecola di patate. Mi occorrerà una tazzina di olio d'oliva oppure dell'olio Baby Johnson se lo avete e se lo preferite, 100 g di colla vinilica, 350 ml di acqua, un rotolo di carta igienica. Come prima cosa verso dell'acqua all'interno della bacinella e inizio a srotolarvi dentro tutta la carta igienica. Per accelerare i tempi metterò la carta all'interno di un frullatore che utilizzo solamente per questo tipo di lavori. A questo punto aggiungo altra acqua perché altrimenti il frullatore mi si brucia. Dopodiché versate il tutto all'interno della bacinella di nuovo e versate 100 ml di colla vinilica. Vi consiglio di togliere tutti gli anelli, cosa che non stavo per fare io. Iniziate ad impastare. A questo punto si può aggiungere il composto. Ovviamente regolatevi, se vedete che è ancora troppo molle come impasto, aggiungete altra farina man mano. Ma fatelo veramente con cautela perché altrimenti si indurisce troppo. Il segreto sta nel lavorarlo. Aggiungo un altro po' di farina fino a quando non vedo che inizia a tirare un pochino l'impasto. A questo punto lasciate l'impasto all'interno della bacinella e coprite il tutto con della pellicola. Ho lasciato riposare l'impasto per circa 2 ore e c'è da dire che la consistenza che dovrà raggiungere dipenderà molto dal tipo di lavoro che andrete a realizzare. Se dovete creare dei personaggi vi consiglio di cercare di raggiungere un impasto più elastico che abbia quindi maggiore predisposizione alla manipolazione. In questo caso io lascio l'impasto all'interno della bacinella abbastanza morbido, poi man mano che devo realizzare dei lavori ne prelevo un po', una parte, un panetto e lo posiziono come in questo caso su un supporto. Adesso sto utilizzando una busta di carta, così al volo vi mostro il tipo di malleabilità che ha il panetto. E lo mischio alla fecola di patate. Questo perché? Perché lo rende molto più elastico. Quindi potete creare diversi panetti e racchiuderli nella pellicola trasparente per conservarli in frigo. Se dovete
se avete intenzione di utilizzarli a lungo tempo, altrimenti possono rimanere a temperatura ambiente, sempre avvolti all'interno della pellicola trasparente, e in modo tale da poterli utilizzare giorno per giorno, anche perché diciamo a rapida essiccazione, asciuga, poi dipende sempre dallo spessore che avranno i vostri lavori. Più saranno diciamo spessi e più richiederanno tempo di asciugatura, mentre invece se farete dei lavori molto più sottili, quei pezzi asciugheranno rapidamente. Allora, prima di farvi una dimostrazione del tipo di materiale che ho realizzato, volevo dirvi che a differenza della carta festa, questo materiale non ha avuto bisogno di macerare, proprio perché la carta igienica è più tenera come tipo di carta rispetto al giornale. Il giornale si lascia macerare proprio perché deve ammorbidirsi, deve ridursi in poltiglia, mentre invece la carta igienica a contatto con l'acqua diventa immediatamente poltiglia. Ho soltanto bisogno di fare attenzione al tipo di conservazione. Io vi consiglio di tenerli in frigo massimo per un mese. C'è da dire che l'impasto è leggermente verdognolo perché la carta igienica conteneva dei motivi floreali verdi, quindi credo che a contatto con l'acqua sia fuoriuscito parte dell'inchiostro verde, insomma, però alla fine, voglio dire, tanto comunque sia, andremo ad intervenire anche con il colore. Vi ho detto di impastare il tutto aiutandovi con la fecola di patata, perché rende il composto, il materiale molto più elastico e simile alla plastilina. Infatti guardate che consistenza diversa che ha già rispetto a questo che vedete non si potrebbe lavorare, però è così che vi consiglio di mantenerlo, in modo tale che in base al tipo di lavoro che andrete a realizzare raggiungerete la consistenza che più preferite. Allora, facciamo a volo un piccolo orsetto e a questo punto io penso di proporvelo proprio come una piccola bomboniera. Devo dire che come consistenza è molto molto simile alla pasta di zucchero, e come per lavorare la pasta di zucchero vi occorre lo zucchero velato, qui utilizzerete la fecola di patate oppure la farina, e vedrete che comunque sia il materiale non appiccicherà più di tanto e riuscirete veramente a lavorarlo bene. A questo punto bisognerà aspettare che asciughi. Ed ecco ragazzi, cioè a me mi viene da ridere perché non ho gli strumenti adatti con me, perché dovete sapere che è luna di notte e io sto qui a provare questo materiale e ho appunto tutti gli strumenti per modellare nel mio studio. In questo momento, non so se l'avete capito, sto in cucina e quindi mi adatto. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se per caso realizzerete questa pasta modellabile a base di carta igienica, ricordatevelo, fatemi sapere sotto nei commenti se vi siete trovati bene, se durante l'impasto vi siete accorti che è meglio aggiungere
un altro elemento oppure meglio togliere, fatemi sapere se avete apportato comunque delle modifiche alla mia ricetta e vi siete trovati meglio. E spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia almeno tenuto compagnia. Ormai sono quasi le 2 di notte e è per questo che sto parlando sottovoce, perché ho iniziato tardissimo questo impasto, a dire il vero. Avevo voglia di giocare e quindi mi sono messa lì. Ma sì, coinvolgiamo anche i miei iscritti. E a questo punto spero tanto che l'idea vi sia stata utile. Se è così, mettete tanti pollici in su e iscrivetevi al canale. Ciao!